visti prima, ma non sono stati prenotati, quindi neanche i tempi del bando sono stati rispettati. Criminali, siete criminali. Mafia, 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 maledetti, siete mafiosi e corrotti. Dov'è il sindaco della legalità? Avete tolto i cani volontari che non gli hanno mai chiesto un centesimo e state pagando la criminale per portarseli. Neanche la coda del cane. Criminali, un cane deve morire e non avrete pace. Noi non ci sentiamo, ma i cani di qua non escono. Non avrete pace, ve lo giuro sulla mia vita. Hanno pagato le carrattrezze. Non c'è il carrattrezzo. Ragazzi, tutti qua, ragazze! Ma stiamo spostando. No, ci dobbiamo sedere. Tutti a terra! Ragazzi, vi dovete sedere tutti! Non posso, giornalisti, giornalisti di là, riprendete tutto! Dovete riprendere tutto! Vi dobbiamo, tutta l'Italia deve sapere la nostra amministrazione, la nostra città, in che mani è! Tutta l'Italia! Vergogna! Orlando, vergogna! Orlando, vuoi i nostri voti? Vergogna! Ma puoi morire poi! Ora ci vuole! Ma tu lo sai che questa è la fine per lui. Siamo vicini alle elezioni! Vicini alle elezioni! Solitamente il politico più furbo nemmeno li fa questi atti così criminali! Nemmeno li fa! Invece Orlando ci hanno detto che ha fatto un comunicato stampa chiamandoci ancora una volta criminali! I criminali non siamo noi! I criminali sono loro! Perché questa è una comunità! È mafiosa! Legalmente la devono dare.
canile, il cittadino deve per legge avere la tracciabilità del cane, non dopo, prima. Lui lo sa prima, lui ora deve dire a chi cazzo vanno questi cani. Per legge. È legge. E cerchiamo di rispettare la legge, come qualcuno di dietro ha detto. No, fatemi un piacere, sparategli. Giratevi, no, no, oppure vi distraetevi, no, un secondo. Finisco in Romania come quelli della signora. No, in Serbia, tutti per strada, tanto, là sono in Nizza. Munizia le persone, la... facciamo una cosa, li distraiamo con qualcos'altro. Non è che i cani li porterò in Serbia, ci sono, magari non in Serbia, ma in Germania sì. No, c'è un posto di suo marito che dice che il 30 marzo partono i cani che fanno staffetta dalla Sicilia alla Serbia. Guarda caso! Ma c'è quanti soldi, signore? Noi lavoriamo e paghiamo le tasse. Ma la notte non ci devi dormire, non ci devi dormire! Tutti i cani sulla coscienza. I cani? Prendi che ho proposto io. Facciamo una cosa, facciamo una cosa. Quanto li distraiamo tutti? La strada. E insieme alla professoressa a farlo interpretare. Vergogna di esistere! Vergogna! Ma mi scrivi, loro fanno il loro lavoro! Non ce l'abbiamo, eh? Per noi, per lei è il loro lavoro! Quando c'è stata la manifestazione per Angelo, in Calabria, alle falde del paese i manifestanti, i volontari di tutta entrare. Italia si sono trovati l'antisommossa. Sì, sì, non li hanno fatti entrare. Ho già scritto che addirittura meritiamo l'antisommossa perché siamo noi criminali. È tutto su questo. Ragazzi, l'antisommossa non ci fosse. Siamo con le armi. Stiamo facendo non vedi quanto siamo pericolosi. Siamo pericolosi. Siamo da noi comunque. Il libretto del microchip, quello dell'ATL, c'è la data. Io sono incinta. Io sono incinta. È bambino di madre. Io quando ho fatto il gruppo con me, e sono 46 anni, ma non sono scoperto. Sono una città. Allora, io ho una cliente, credo, che prima di rimanere incinta, ora al quinto mese, vederai, pesava 52 kg e al quinto mese pesa 53 kg. Cioè, così. Perché i primi tre di maternità e al primo mese non c'è niente, infatti le dico, a camminare con un cartello, perché il ventre è presente. Mi curava il cane perché aveva un tumore, bizzichiamo le famiglie. Allora che siamo tutti qua, la pasta non si è accorto che è intossicato da pollo. Ancora ce l'hanno segnato. Pronto? Gioia, qual è? Nicola! Ma lì c'è qualche altra cosa? Ma se la vuole c'è il cane, ma è tipo... No, ma lui è... Ma non puoi dire che hai visto qua. Ma non puoi dire che hai visto qua. È un pezzo di merda, ma qualcuno ce lo fa arrivare, qualcuno, qualche bastardo, 2 milioni di euro. Quando gli ho detto all'incontro venerdì, ma se chiude il canile, i cani per strada che hanno diritto di essere curati dove andranno a finire, la risposta del dottore Marchese è stata: non sono suoi interessi. Detto, lei sta scherzando? Mi dice che lasceremo un'ala della sala, giusto per... Che ne sono di euro? 300.000, noi ce ne mettiamo 1.700.000. Ma se dopo come mangiano? Come devono mangiare? Quanto è successo loro a Marchese gli hanno montato? 3 milioni di euro! 300.000 euro per l'agricoltura dei buchi del canile! I bagni! Allora, perché hanno la premura di svuotare? Perché i soldi già se li sono mangiati, quindi devono far vedere che ora questi 2 milioni di euro... 2 milioni di euro per ristrutturare un canile non hanno! Norma, vergogna! Struttura abusiva! Ma secondo te dove sono i 2 milioni di euro? Secondo te tutta questa premura? Perché si mangia? Secondo me non
secondo me hanno la campagna elettorale e li devono spendere in campagna elettorale. Ma così non ci guadagna niente, mangiati in festa effettiva. Già i soldi sono entrati nelle tasche giuste. E ora c'è la premura. Ora c'è la premura. 2 milioni di euro, ci veniva un pacco per la paura. Qui siete 2 milioni di euro. C'è anche lui. Trovato qui due notti fa. No, questa notte. Questa notte. C'è pure lui qui con noi. Vero? Puzzolo, guardate che cosa gli hanno combinato. Guardate, di presenza inguardabile. Vita mia, vero? Ciucci! Che c'è? È qui a manifestare con noi. Per avere palini, vero? Dicalo, dicalo. Mi fai bua, Ciccino. Farò nome e cognome. Farò nome e cognome. Già ero in giro, gioia, vai, no, sempre via in. Adesso non andare in avanti. A pubblicizzarsi. Quelli che segnalano cani, che prima aspettano che arrivano i suoi, che sono i pezzi. Sono del bastardo. Farò nome e cognome. Fate girare tutti i video su Facebook. Tutta l'Italia lo deve sapere. Siamo per carità soggetti pericolosi, abbiamo bisogno dell'antisommossa. Siamo pericolosi, arrestateci perché siamo pericolosi, abbiamo le bombe a mano addosso. Mamma mia, no, signora, ma li toglierei e li chiuderei dentro a sto punto. Mafiosi, 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 mafiosi. In primis il signor sindaco. No, no, lui, no. Lui è che lui è a Milano, le nostre famiglie, i nostri figli. Andate a deportare i vostri figli, i vostri figli. Sterilizzate le persone d'oro. I loro figli hanno le controllano con i nostri soldi all'estero. I loro figli. I chi si chirionano su tutto all'estero. No, che c'è in tornando prendere un po' di vergogna nella città di Palermo. Facciamo un culo quanto una balena. Porco. Ragazzi, non dobbiamo essere voltati. Non dobbiamo essere voltati. Non prendere i maiali e le balene. Esatto. Esatto. Così ha fatto il sindaco, si mi lavo in mano. Ponzio Pilato, avevo una di Ponzio Pilato. È dura e non ci fa paura. La lotta è dura e non ci fa paura. La lotta è dura e non ci fa paura. La lotta è dura e non ci fa paura. Perché le corde vocali arrivano e non ci fa paura. Differenziata. Ma guarda, io che sono portata a casa che ha fatto le cose.